Ciao Gianni, ciao Edoardo, cosa ci state preparando? Stiamo arrostendo in questo momento la parte del petto, la suprema del nostro colombaccio, che andremo poi successivamente a finire in forno, mentre le cosce le abbiamo precedentemente grigliate e cotte a bassa temperatura. Oh, adesso è uscito dal forno. Il petto l'abbiamo finito di cuocere in forno per qualche minuto, l'abbiamo fatto riposare e l'abbiamo tagliato. La coscetta che è stata grigliata, adesso l'abbiamo scaldata anch'essa al forno e andiamo a impiattare il tutto. Mettiamo sul piatto un po' di purè di patate arrosto, ci servirà a tenere ferma la coscetta. Poi qui a parte abbiamo fatto con i fegatini del colombaccio un patè. L'abbiamo glassato e lo andiamo ad adagiare su un crostino di pan brioche. Mettiamo la coscetta sulla nostra purè di patate arrosto e la glassiamo con la nostra salsa allo sherry. Abbiamo fermentato del cavolo rosso con una piccola quantità di sale. Lo andiamo a mettere alla base. Facciamo un letto che servirà per il nostro petto. Colombaccio. Andiamo a glassare e aggiungiamo dei germogli, delle erbe del nostro orto. In questo caso abbiamo gli ultimi nasturzi prima del gelo invernale, del centocchio, che questa erba che cresce in modo infestante, è molto simile al gusto dell'insalata, molto erbacea, e poi aggiungiamo un po' di acetosella. Ecco qua. Questo piatto è stato preparato da Paolo, Silvio, Edoardo e Gianni Spagis del ristorante San Genesio.